In centinaia hanno preso parte ieri ad Altamura alla giornata dell'ammalato, uno dei momenti più intensi dei festeggiamenti in onore della Madonna del Buon Cammino. Dopo le celebrazioni di agosto, durante le quali la Madonna è stata portata in corteo dal santuario del Buon Cammino fino alla cattedrale, con la festa grande la statua della Madonna è tornata in processione nella sua casa, un rito a cui non tutti, in particolare gli ammalati e le persone con disabilità, possono partecipare. Proprio pensando a queste persone è nata la giornata dell'ammalato, una fiaccolata con cui si rievoca il passaggio davanti all'ospedale dell'immagine della patrona per salutare gli ammalati, un momento che si è un po' perso nel tempo a causa del trasferimento della struttura sanitaria. A celebrare la Madonna che incontra gli ammalati erano davvero in tanti, oltre alle centinaia di fedeli, molti dei quali in carrozzella, e a padre Giacomo Pari, direttore del santuario della Madonna del Buon Cammino, anche il vescovo della diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva, Giovanni Ricchiuti, un culto, quello della Madonna del Buon Cammino, che punta a varcare i confini di Altamura per diventare punto di riferimento per i festeggiamenti mariani di tutta la Puglia.